identità. E no, qua vi leggo due o tre frasi da parte dei cronisti precedenti all'arrivo delle ossa di Nicola di Merlo. Il primo documento noto che riguarda Bari, contenuto nel Chronicon Culturnense, un documento degli inizi dell'Ottocento, che è erogato in Bari, definisce Bari civitas del Gastaldato di Canto. C'è un barese che dice: io che sono qui non su abitato, io che sono abitante intus civitate Bari, canosinis finibus. Per identificare Bari si cita Canosa, ma non è un caso, il vescovo di Bari, in quel periodo il vescovo di Bari di Canosa. E siamo all'inizio del IX secolo. Se andiamo avanti ci accorgiamo che ogni volta che qualcuno non barese cita Bari, la definisce in una maniera diversa rispetto all'altra. C'è il cronista abbaside, musulmano, al-Baladuri, vive a Baghdad nella seconda metà dell'Ottocento, che scrive: la popolazione della città chiamata Baruch, Bari, è cristiana, non è saracena. Eh sì, ma in quel periodo Bari non è saracena. Nel 1864-866 arrivano a Bari tre monaci che vengono dall'attuale Francia. Tra questi c'è Bernardo, monaco franco, famoso, che arriva a Bari. Come la definisce? Ovviamente è contemporaneo di Al-Baladuri. Definisce Bari, Bari saracenone. E insomma, la città ce l'ha un'identità. Cos'è cristiano? Cos'è saraceno? Cos'è città che dipende da Canosa? Non ha un'identità, ne ha molte, cioè non ne ha nessuna. E non è finita qua. Più tardi, come è chiamata Bari? Capitale del paese di Longobardi. Contemporaneamente c'è un altro che scrive: Bari è la metropoli dei Rum, cioè dei Romani, cioè dei Bisantini. Insomma, sono tutte fonti contemporanee tra loro. Non si riesce a capire sti baresi chi sono. Ma del resto, qual è l'eroe dell'undicesimo secolo di Bari? Melo. Mi sapete dire voi l'etnia di Melo? Non la conosciamo. È stata così, un locobardo, i bizantini, così. Non lo sapete. Esattamente, ci sono varie ipotesi, ma quello che voglio dire è che fino a quando non arrivano le ossa di Zaliconi, questa città non ha una precisa identità. Le ossa di Zaliconi, ma soprattutto il grande personaggio politico e intellettuale a quella volta, che si chiama Elia, già abate benedettino, che diventa vescovo di Bari, che è l'artefice della identificazione tra Bari e San Nicolo, è Elia che ha compiuto questa operazione culturale, ma con molta abilità, starei per dire con classe, perché quando lui, favorendo la nascita della basilica di San Nicolo, cioè questo sta favorendo una frazione di basilica, che è quella filo-normanna, anti-bizantina, ma sto schematizzando perché queste cose sono un po' più complesse, ma quando si rende conto che una parte di Bari è privilegiata e che la Bari latifondistica dell'aristocrazia si trova in difficoltà, lui che si propone come garante del patto sociale, si propone come trade union tra le varie anime di questa città, compie un'operazione davvero miracolosa.
mentre lui è vescovo e si sta costruendo la basilica, vengono scoperte le reliquie di San Sabino nella cattedrale, che è l'altro polo religioso ed ecclesiastico di questa città. E allora Elia che fa? Che operazione ha fatto? Una operazione di unificazione intorno a San Nicola, ma intorno alle reliquie che prendono sia la basilica sia la cattedrale. Morto Elia, per questi due enti ci saranno secoli di scontri che gli studiosi di parte ecclesiastica poi se negano, ma che sono stati scritti fior di volumi fino all'inizio del Novecento su questo contrasto. Elia ha realizzato l'incredibile, ha unificato e ha costruito una identità. Come faccio a dirlo? Ma non lo dico io, come vedremo, lo diranno alcuni dopo.